Ciao, sono Valeria, sono un'insegnante di italiano per stranieri e oggi in questo video ti insegnerò ad usare correttamente la parola anzi in italiano. In italiano, anzi può avere più significati. Iniziamo dal primo. Usiamo anzi dopo una frase negativa con il significato di al contrario. Ovvero vogliamo esprimere la cosa opposta a quello che abbiamo appena detto. La mia macchina non è costata molto, anzi l'ho pagata pochissimo. È inverno, ma non fa per niente freddo, anzi ci sono 15 gradi. Pronto? No, non mi disturbi affatto, anzi mi fa piacere sentirti. Quando anzi ha il significato di al contrario, possiamo usarlo anche da solo. Non è necessario continuare la frase, perché è ovvio che vogliamo esprimere il contrario di quello che abbiamo appena detto. In questa frase particolare, quando usiamo anzi da solo, dobbiamo un po' enfatizzarlo. Rivediamo gli esempi di prima con questa struttura. La mia macchina non è costata molto, anzi. È inverno, ma non fa per niente freddo, anzi. No, non mi disturbi affatto, anzi. Vediamo insieme il secondo significato di anzi. Lo usiamo per modificare o correggere quello che abbiamo appena detto, ovvero abbiamo cambiato idea. Vogliamo modificare la prima parte della frase e quindi in questo caso anzi ha il significato di o meglio. Buongiorno, vorrei ordinare una margherita. Anzi, una marinara. Devo rispondere alla mail di Michela. Anzi, la chiamo, faccio prima. Quando usiamo anzi in questo modo, cioè per cambiare idea con il significato di o meglio, possiamo anche aggiungere un no se la frase precedente è affermativa, o possiamo aggiungere un sì dopo anzi se la frase precedente è negativa. Vediamo degli esempi. Buongiorno, vorrei ordinare una margherita. Anzi no, una marinara. Ciao Giulia, non ho tanta voglia di uscire. Anzi sì, dai, andiamo. L'ultima funzione di anzi è quella di rafforzare quanto abbiamo detto prima. Vogliamo enfatizzare la frase, vogliamo rendere il concetto ancora più forte. È una scelta difficile, anzi, difficilissima. Questa automobile è veloce, anzi, velocissima. Stamattina ho perso l'autobus perché sono uscita tardi, anzi, tardissimo. Potreste trovare anzi anche nelle seguenti espressioni. Anzitutto e innanzitutto, che hanno il significato di per cominciare, per prima cosa, per iniziare, prima di tutto. Poc'anzi, che significa poco fa o poco prima. Anziché, significa invece di, piuttosto che. Vediamo tre esempi. Andiamo a cena domani sera? Domani sera? Innanzitutto fammi vedere se abbiamo altri impegni. E poi possiamo prenotare. No, siamo liberi. Andiamo. Ti ha chiamato mia madre? Sì, mi ha chiamato poc'anzi. Ha detto che sta bene. Preferisco andare al lavoro con i mezzi pubblici anziché in macchina. Ricapitoliamo gli usi di anzi. Usiamo anzi per contraddire una frase negativa che abbiamo appena detto. Usiamo anche anzi per correggere o modificare quello che abbiamo appena detto e infine usiamo anzi per rafforzare,
enfatizzare ciò che abbiamo appena detto. Grazie per aver seguito anche questa video lezione. Ti ringrazio, lascia un mi piace e segui il canale se ti è piaciuto questo contenuto e seguimi anche su Instagram. Ciao e ci vediamo alla prossima video lezione.